Buonasera, felicissima sera al Politeama da venerdì. Per noi di Tutti in Campo è già felicissima sera. Abbiamo Mario Merola. Sono riuscita finalmente a portarla qui in studio. Non poteva mancare, lei che è veramente un tifoso del Napoli. Tifosissimo, direi il numero uno, perché io ci tengo moltissimo per il Napoli, l'ho seguito, palpe di rigori a Toronto, in Canada. Quindi a Montreal è stata una cosa, certo, questa sconfitta non ci voleva. Io avevo scommesso con me stesso, vengo a tele oggi quando il Napoli perde. Era meglio che non venivo mai, così un Napoli vincevo sempre. Quindi abbiamo rotto un po' questo incantesimo. La ringrazio per questa battuta che prelude a una serata, possiamo dirlo, felicissima sera, proprio per riecheggiare il titolo del lavoro che porta in scena con la regia di Nino Masiello, Mario Merola, al Politeama, vi ricordo, da venerdì 20. Nino Masiello, che ormai è il nostro compagno di viaggio, possiamo dire anche compagno d'arte in questa trasmissione, ci darà dei biglietti omaggio. Ma li chiediamo direttamente a Merola. Credo che sarà un po' difficile staccare tanti biglietti omaggio, perché Mario manca dalle scene napoletane da un bel po' di tempo. E l'attesa è notevole per un artista che celebra il suo 25esimo anno ufficiale di attività. E quindi forse solo per questo dato storico è un'attesa giustamente sentita. Però naturalmente riusciremo a soddisfare le richieste dei nostri amici fratelli. Qualche biglietto ci esce, insomma. Qualche biglietto c'è. Anche per gli amici. Vabbè, ma poi dipende da te soprattutto. Ma io potrei dare le dimensioni, se ve ne fosse ancora bisogno, di Mario Merola, ricordando quello che per me è uno degli aneddoti più divertenti di tanto girare. Ero con la Nazionale a New York, sono passati già dei mesi, e la Nazionale è stata ricevuta dal sindaco di New York, che ha accolto i giocatori Berzot in maniche di camicia, perché era una mattinata di grande lavoro per lui, però ha dedicato alcuni minuti alla nazionale italiana, agli ospiti italiani. C'è un senatore che si chiama Mario Merola. Sì, anche questo. Proprio questo le volevo dire. E il sindaco, quando ha saputo che ero napoletano, Carlo De Gaudio ha avuto la bontà di presentarmi come giornalista napoletano al seguito della nazionale, mi ha detto, ma mi dica un po', ma questo Mario Merola è così bravo? Allora io ho detto, perché? Cioè, perché, mi ha detto il sindaco di New York, sono dovuto intervenire io per trovare dei biglietti ad uno spettacolo di un artista italiano chiamato Mario Merola. Pensi un po' la sua popolarità e che resta per i biglietti. Questa cosa, queste belle parole mi emozionano, vuol dire che sono conosciuto anche all'estero. Lo devo soprattutto ai miei film. Non c'è casa di emigrante che non c'ha un mio film. Quindi posso dire che mi conoscono anche all'estero. Ma più bello che mi dovete conoscere voi, napoletani, a casa mia, cioè al Teatro Politeama, è lì che vi aspetto. Da venerdì? È lì che la palla si mette a centro. Vediamo, visto che la palla è già a centro, dobbiamo cominciare la nostra partita, vediamo quali sono gli altri ospiti della serata, ce li presenta come sempre il carissimo collega Nino Masiello. Io ho dovuto segnare qui il nome di una persona che conosco molto poco, lo conosco soltanto da quasi 30 anni, lo ritengo un mio amico fraterno, perlomeno quanto io sono amico suo fraterno. Uno dei tecnici più bravi d'Italia, non molto fortunato, ma sempre leale e di grande dignità, il Gennaro Rambone. Subito dopo vado con un collega greco fra i più preparati, Emanuele Mavrommatis, che in Italia per una serie di reportage in proiezione Messico 86, credo, Emanuele. Grazie, sì, è un'intervista con Maradona. Un'intervista con Maradona. Mario Scotti Galletta e Paolo De Crescenzo, la canottieri ed original marine sportivo. Siamo vicinissimi al derby, questa è la settimana del vostro derby ed è molto bello mettere insieme due allenatori che si stimano moltissimo, si vogliono un sacco di bene, ma si darebbero anche un sacco di botte se tornassero in piscina, è vero o no? Sì, sempre in un fatto sportivo. Noi siamo amici, abbiamo giocato insieme per anni nella canottieri Napoli. Il bello dello sport è proprio questo, restare amici anche fuori dall'acqua. E il più bello è che siano due allenatori napoletani cresciuti a Napoli, che devono molto a Napoli, ma che moltissimo hanno dato a questa città. Molti auguri per il vostro derby. Grazie. Quindi il sindaco di Roccaraso, Mario Liberatore. Perché il sindaco di Roccaraso? Perché il sindaco di Roccaraso, oltre ad essere un amico di Tutti in Campo il lunedì, è il sindaco che avrà il compito, non certo facile, che poi avrà un ritorno pubblicitario notevole, di ospitare la nazionale italiana
alla vigilia della partenza per il Messico. Tanti auguri anche a lei, Sindaco. Grazie. Per conoscere un po' meglio i misteri, i segreti e le bellezze della Corea del Sud, Antonio Corpo è riuscito a portare qui il console della Corea del Sud, il dottor Antonio Spagnamusso, credo, dottore, se non ho sbagliato. Sì, esatto. La ringrazio. E siccome questa è la settimana che precede anche un derby, Antonio, al quale teniamo moltissimo, perché siamo molto vicini al Napoli e all'Avellino, non siamo equidistanti, siamo molto vicini, abbiamo il dottor Carlo Spina, magna pars della dirigenza dell'Avellino. Grazie. È un biondo che tutti i napoletani ricordano, un calciatore che è stato a Napoli soltanto per poco, ma che poi si è segnalato per la sua grandissima competenza e per quanto ha dato alle squadre nelle quali ha giocato. Sto parlando tanto di Andrea Agostinelli. Uno dei volti più noti agli schermi di televisione, lo abbiamo in esclusiva, è quello dell'arbitro internazionale Rino Merola. Collega giovanissimo a fianco di Rino Merola, ma valoroso e puntiglioso, Danilo Di Tommaso. Antonio, c'è all'ala destra un simpatico signore che non conosco, lo presenta Danilo. Ecco, è il giocatore dell'Original Marines Posillipo, Franco Porzio, uno dei canonieri del campionato italiano di pallanuoto di A1. Chiedo scusa, non sono in pallone. Anche perché Masiello la conosce con la calottina. Ecco, Masiello non ha presentato l'ospite che verrà. Oggi è stata una giornata veramente particolare per il traffico e ancora impigliato nel traffico caotico di Napoli, ma è un ospite, vi assicuro, molto importante. E abbiamo lasciato una sedia vuota alla sinistra del collega Masiello. Ecco, questa sedia sarà occupata da un ospite veramente importante che arriverà tra qualche minuto, immagino. Ieri i sorteggi a Città del Messico. L'Italia dovrà incontrare con l'Argentina, la Bulgaria e la Corea del Sud. Lei è promosso. Però non so se lei conosce bene l'Argentina, se l'ha vista in campo, e soprattutto se lei conosce Maradona con la maglia dell'Argentina, la numero 10, fascia di capitano. Ma sai, è la maglia della sua patria, è giusto che sia così, è giusto che a me quando giocavo col Pro Carmelo, che era dove abitavo io, era tutta un'altra cosa. Poi un'altra squadra, con la Maddalonese, col Capo, che ho giocato anch'io un po', a pallone era un'altra, ma quando giocavo con la mia squadra, con la mia sezione, col mio quartiere era un'altra cosa, è la sua patria e quindi sicuramente ce ne saranno di belle. Ecco. Adesso chiedo un po' alla regia se possiamo mandare subito in onda questo filmato oppure dobbiamo far precedere la pubblicità. Prima la pubblicità? Allora, ecco, come vedete stasera si comincia benissimo, addirittura con una pubblicità clemente. Bene, allora a Mario Merola, a Rambone, agli altri ospiti, ai tecnici del derby di pallanuoto, mostriamo un servizio filmato, una sintesi di due partite della nazionale argentina con Maradona capitano. Sono state registrate a Puebla, la sede del girone italiano dei mondiali e dell'Argentina, e anche a Los Angeles durante la tournée di Maradona in California e Messico. Subito dopo pubblicità, subito dopo conoscerete l'ospite misterioso di stasera, vi assicuro è un ospite molto interessante e vi farà piacere vederlo qui tra noi. A tra poco. Argentina e Messico si sono incontrate in una doppia sfida, prima a Los Angeles e poi allo stadio di Puebla. Queste immagini si riferiscono al primo dei due incontri, al Memorial Coliseum di Los Angeles. Argentina e Messico pareggiarono 1-1 in questo che fu considerato uno degli anticipi del campionato del mondo del Messico 86. Vi mostriamo le immagini della partita. L'Argentina, capitanata da Diego Armando Maradona, è stata inserita nello stesso gruppo della nazionale italiana per i prossimi mondiali del Messico, unitamente alla Bulgaria e alla Corea del Sud.
unitamente a Maradona e a Passarella, due giocatori che militano nelle formazioni italiane, nel Napoli e nella Fiorentina, un altro giocatore è molto temuto dalla nostra nazionale. Si tratta di Claudio Daniel Borghi, 21 anni, uno dei giocatori più famosi in Argentina, che ha ben figurato anche nella sua squadra di club, l'Argentinos Juniors, proprio quella squadra che è stata battuta dalla Juventus a Tokyo nella finale della Coppa Intercontinentale per club. Nell'Argentina di Carlos Salvatore Bilardo ci saranno pure Barbas e Pasculli del Lecce, Jorge Valdano, torre del Real Madrid, e poi Fillol, il portiere dell'Atletico Madrid, Giorgio Burraciaga, centrocampista del Nantes, il vecchio Riccardo Enrique Bocini, 31enne, il fantasista che nel 73 gelò ancora la Juventus al primo approccio intercontinentale. L'Argentina ha disputato 8 partite con l'Italia, 5 vittorie azzurre, 2 pareggi e una sconfitta. 15 reti per noi, 5 per loro. Gol, 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 anotato por Diego Armando Maradona, il gran astro del Nápoles. 10 en la camiseta, 10 de calificación, 10 de fútbol, 10 por esta jugada. Resuelta con una enorme frialdad dentro del área. Pase al frente con ventajas a la espalda de la defensa y resuelve perfectamente. 1-0 está ganando el equipo de Argentina. Gol anotado por Diego Armando Maradona. Stadio di Puebla, prossimo teatro dei mondiali 86, giocherà qui anche l'Italia campione del mondo. In campo ancora le due squadre, Messico e Argentina, stavolta però le parti si invertono. Ancora 1-1, ma segnerà prima il Messico, come vedete, e poi pareggerà nella ripresa l'Argentina con Ruggeri. Vi lasciamo alle immagini.
La doppia sfida tra Argentina e Messico ha spianato la strada all'avvenimento più importante del 1986, i campionati del mondo di calcio. L'Italia, campione del mondo in carica, difenderà qui a Puebla il suo titolo mondiale, prima contro la Bulgaria, poi contro i biancocelesti dell'Argentina e poi contro la Corea del Sud. Il mondiale di Messico 86 è già cominciato. Ci risiamo con Tutti in Campo il lunedì in diretta. È il momento di presentare l'ospite misterioso che avevamo annunciato. Tardava un po' per le condizioni del traffico. Sarà arrivato, credo, in moto perché l'ha portato Aldo Pascale. Ve lo presentiamo subito. Ilario Castagnier. Abbiamo stasera un altro bravissimo allenatore, ma se è possibile una citazione un po' personale, un altro mio grandissimo amico, perché in fondo abbiamo cominciato quasi insieme. Io il mio lavoro di inviato, Castagnier il suo lavoro di allenatore in prima squadra, in Serie A, e sono stato un po' testimone di quel grande fenomeno che era il pianeta Perugia. 5 anni di grandissimo Perugia, ha avuto momenti ancora più brillanti in rapporto alle difficoltà superate Ilario Castagnier. È arrivato a Milano, le ha fatte tutte e due, Milan e Inter, e così, gentilmente, Pellegrini, che è un uomo sensibile, un uomo che dà da mangiare a tutti, ha pensato di lasciarlo libero, così una sera potevamo invitarlo anche noi a Tutti in Campo e conoscere da vicino Ilario Castagnier. Io ho accettato questo tuo invito proprio perché avevo voglia anche di venire a vedere Napoli, a vedere il sole, e poi per l'amicizia e la simpatia che mi legano a te. Che cosa è cambiato in Castagnier in questi anni? Ma io professionalmente mi sento forse più preparato ora, che ho 10 anni in più di esperienza rispetto ai momenti di Perugia. Però in questi anni ho anche passato a tante esperienze negative, per cui mi sono fatto il pelo sullo stomaco. E Rambone come si sente dopo tanti anni? Ma senz'altro, come ha detto lui, l'esperienza conta molto e io dico che sarò diventato senz'altro molto più riflessivo e meno istintivo. C'è un'altra storia che lega Rambone a questa trasmissione. Ilario vive lontano da Napoli e quindi quella trasmissione non l'ha seguita. Qui, in questi studi, ebbe la notizia, ritornava nel grande giro del calcio allenando il Padova. Rambone a Padova ha fatto veramente mirabilie al punto da meritare un ingaggio a Catania, in un'altra squadra gloriosa, con una società però un tantino ballerina, tellurica, diciamo così. Etna ma, a parte. Ma forse ho commesso un errore io imperdonabile a tornarci giù, non per i tifosi e per la gente, per la stampa, perché sono stati meravigliosi con me, anzi direi commoventi, hanno contestato questa decisione improvvisa del presidente. Però la verità è che non devo tornare, conoscendo Massimino pensavo che dopo 10 anni fosse un po' migliorato e dopo le ultime 2 stagioni deludente avesse capito che bisognava lavorare e fare le cose sul serio, cosa che difficilmente si possono attuare nel meridione, poiché come tu ben sai questa squadra l'ho presa quest'anno, veniva da una quasi retrocessione, si è salvata appena per un punto, quei 4-5 giocatori migliori sono andati via, abbiamo fatto una squadra di giovani, non abbiamo illuso né deluso la gente perché abbiamo detto che i programmi erano quelli di non retrocedere, creando i presupposti per il futuro, abbiamo preso 6 ragazzi stanno andando bene, solo ho trovato dei grossi problemi a livello diciamo ambientale di giocatori già esistenti in questo club, no? Che non avevano avuto collocazione diciamo né a giugno né a novembre, ragazzi, era gente da rivalutare insieme ai giovani da valutare, le due cose stavano coincidendo, poiché quei vecchi giocatori dello scorso anno cominciavano ad andare bene, vedi Borghi che quando sono arrivato io, quando mettevo Borghi in campo era una contestazione continua e dopo adesso è diventato leader nuovamente dei tifosi, dei ragazzotti come questo Picci e Pellegrini che veniva dal Vivai del Torino, e come pure questi ragazzi Puzzone e De Simone che venivano quasi dai giovani del Napoli. Tutto sommato era una squadra abbastanza valida, abbiamo avuto delle grosse difficoltà
diciamo, di formazione tra infortuni e squalifiche, però diciamo, le nostre soddisfazioni ce le siamo tolte, perché diciamo, abbiamo battuto un Brescia che è una squadra forte, sta andando in A, abbiamo pareggiato a Trieste, abbiamo pareggiato a Campobasso, abbiamo pareggiato ad Arezzo, abbiamo battuto la Lazio in casa, abbiamo battuto il Derby col Palermo, abbiamo battuto il Catanzaro che era imbattuto fuori casa. Certamente se avessimo fatto 3-4 punti più a quest'ora eravamo primi in classifica, ma non erano questi programmi. Hai la possibilità di vedere Merola venerdì tranquillamente a felicissima sera al Politeama, quindi Massimino ti ha fatto un favore. Mister, scusa, una domanda con i favoriti. Hai parlato di tutto e tutti, ma i Luvanorri e i Patrink? Ma diciamo, questi sono due giocatori diciamo abbastanza bravi, però per il clima e il modo come si gioca in Serie B diciamo trovano grosse difficoltà. Poi al di là delle loro capacità c'era già uno squilibrio lo scorso campionato, che erano tutte punte, cioè a mezze punte e compagnia bella. Certamente per avere una squadra abbastanza equilibrata sono spunduto sti punti proprio. No, anzi vanno abbastanza bene, solamente sono due giocatori questi che secondo me hanno trovato grosse difficoltà ambientali nel Meridione, soprattutto hanno delle possibilità tecniche notevole, però a livello di carattere e di temperamento in questi campionati, questo campionato di B che è micidiale, sotto aspetto agonistico e di determinazione, che loro fanno un po' fatica. Allora mi scusi, l'esperienza di Rambone, un'esperienza ovviamente infelice e sfortunata, le ricorda qualcosa la sua carriera? Per un napoletano bravo è così difficile girare lavorando? Forse ha detto giusto, per un napoletano bravo. I napoletani se ne accorgono quando diventano qualcuno, che sono qualcuno. Se lei dovesse dare un consiglio a Rambone, che continuerà a girare l'Italia del calcio, si darà prima o poi su un'altra panchina, lei adesso che cosa gli direbbe? Perché tra l'altro è un Rambone un po' inedito stasera. Abbiamo conosciuto un Rambone vulcanico, addirittura una sera adesso si alzò e io ho temuto di vederlo cascare tra fili, cavetti, telecamere, perché voleva replicare da vicino ad un giornalista che forse l'aveva messo un po' in difficoltà. Lui c'è tranquillo perché io quella sera mi arrabbiai perché dice lei è stato mandato via diverse volte, invece la verità è che io sono andato via diverse volte. E le uniche tre squadre dove mi hanno licenziato sono retrocesse tutte e tre. Speriamo che non sia Padova, Matera e Como. Quindi speriamo che non succeda a Catania, glielo auguro di cuore, perché poi in fin dei conti ho lasciato un gruppo di bravi ragazzi. Certamente le difficoltà erano grosse, ma io mi sento abbastanza sereno. Ma secondo me hanno incontrato due presidenti pazzi. Sì. Facciamo rispondere Castagnieri. No, nel mio caso il presidente è un presidente probabilmente che ha sofferto un po' il suo entusiasmo e la sua inesperienza, perché io penso di essere stato messo nel forno nel momento in cui il presidente e la società hanno dichiarato a tutto il mondo che avremmo stravinto il campionato. Invece il nostro campionato è un campionato molto difficile. Era più giusto dire che c'erano 3 o 4 o 5 squadre di pari valore e per vincere, siccome le squadre sono composte da uomini, oltre alle qualità e ai mezzi è necessario anche avere molta fortuna. Ma soprattutto l'entusiasmo, perché Ilario, se avessi avuto Maradona al posto di Brady, quanti punti avresti in più e saresti ancora sulla panchina dell'Inter? Beh, io credo, sai, che se andiamo a vedere quanti punti ha fatto Maradona per il Napoli, penso che l'Inter avrebbe molti molti punti di più, per cui penso che sarei forse così. Ho dimenticato di presentare la curva di stasera. Un applauso lo merita, e Gianna Lombardi dovrebbe fare una domanda, stranamente taciturna. Gianna, una tua domanda a Ilario Castagnieri. È una domanda un poco spassosa. Ieri sera non ha brindato con lo champagne dopo che l'Inter ha perso per 1-0 a Como? Io ieri sera ero a Roma perché ho visto la partita della Lazio e poi ieri sera ero stato invitato alla RAI. Mi è dispiaciuto per i giocatori, perché ai giocatori ero veramente affezionato, per cui poi adesso l'Inter va avanti senza di me, per cui per me è una ex squadra. Pronto? Pronto? Gianna, un attimo. Pronto? Abbiamo in linea Rino Marchesi. Rino, buonasera. Ciao Antonio. Senza preamboli, c'è una persona che vorrebbe ringraziarti. Senti, vediamo se riconosci la voce. Più che ringraziarlo vorrei dirgli bravo, perché uno che fa 4 partite, 6 punti dopo così aver preso la squadra in mano contro avversari difficili come quelli che ha incontrato lui, penso che non meriti che di essere applaudito. Ciao, Rino, Ilario. Hai riconosciuto la voce? Sì, ho sentito Ilario.
Torino, a Napoli seguono con grande simpatia adesso il Como. Hai tanti tifosi in più a Napoli, gli stessi tifosi del Napoli d'oggi, senza alcuna vena polemica, e questo forse è il bello di quanto accade, tifano per il Como perché è allenato da un vecchio amico di Napoli, da Rino Marchesi. Ti capita di incontrare napoletani a Como in tribuna magari? Come? Ti capita di incontrare dei napoletani a Como? Sì, ne trovo un po' dappertutto, a Milano, a Como, e li sento sempre con molta simpatia, come del resto anch'io seguo sempre con molto affetto le vicende del Napoli. Metaforicamente, che effetto fa passare dal mare ad un lago? L'acqua è meno salata. Dolce, dolce. Ma non ti ricordavo così ironico. Eri molto più prudente. Non ti sento, Antonio. Non ti ricordavo così ironico. C'è Nino Masiello che vuole salutarti e farti una domanda. Sì. Ciao Rino. Ciao Nino. Senti Rino, volevo andare subito sul Napoli perché stasera gli ospiti sono così pieni di... suscitano tanta curiosità in noi, vogliamo fare tante domande a Castagnera, a Ramboni, a tutti gli amici della pallanuoto, dell'Avellino. Ma io ti devo fare una domanda un po' cattiva. Tu alla vigilia del campionato hai indicato il Napoli fra le squadre da mettere in corsa per lo scudetto. Questa tua previsione non è stata molto gradita da alcuni addetti ai lavori qui a Napoli, forse perché con la tua previsione tu responsabilizzavi a livello di pronostico, si capisce per quello che può valere un pronostico nel calcio, responsabilizzavi la squadra. In effetti non avevi visto assolutamente male, perché se considerassimo la Juventus una squadra terrestre, non extraterrestre, quale si sta dimostrando, la media del Napoli mi sembra proprio una media da squadra scudetto. Sì, vorrei... posso parlare un momento? Prego. Vorrei prima esprimere la solidarietà sia a Rambone sia a Castagnier, perché ci sono passato anch'io e quindi so cosa provano, so cosa vuol dire, e veramente esprimo la solidarietà e l'affetto, che non è solamente da collega, ma proprio sul piano umano. Sul piano del Napoli credo di non essere andato fuori pronostico, cioè non ho trasceso i pronostici, ho solamente considerato la validità della squadra dell'anno scorso con il girone di ritorno che aveva fatto, gli inserimenti dei nuovi giocatori, tutti di grosso livello, quindi era prevedibile un Napoli che lottasse per lo scudetto. Ora è chiaro che magari qualcuno agli addetti ai lavori doveva dire, per mantenere l'ambiente tranquillo, che forse il Napoli ancora non era pronto, poteva solo aspirare alla zona UEFA, ma io credo ancora che se ci fosse un calo della Juventus, il Napoli potrebbe approfittarne. Certo, Rino, questa battuta d'arresto, questo blackout totale che il Napoli ha fatto registrare ieri a Marassi, dove io ero con Antonio e con altri colleghi napoletani, secondo te come può essere giustificato o spiegato? Cioè, Bianchi ci ha detto con la sua consueta correttezza, dice, ma c'erano tutti i presupposti perché la squadra si esprimesse a livello di calcio. Invece il Napoli non è mai entrato in partita, e poi vorrei l'intervento di Castagnier e di Rampone, due addetti ai lavori così qualificati. Secondo te può succedere che una squadra all'improvviso vada in cortocircuito? Sì, una giornata può capitare, quindi non è il caso di drammatizzare. Sicuramente la squadra è in grado di riprendersi subito perché ha le possibilità per farlo. Difatti non abbiamo assolutamente drammatizzato, abbiamo soltanto registrato con la giusta benevolenza che il fatto meritava questa inopinata sconfitta del Napoli contro una bellissima Sampdoria, del resto. Sì, del resto la Sampdoria ha passato dei momenti inferiori alle attese, no? Adesso certo, si sta esprimendo per il valore che ha e sicuramente potrà ancora far meglio, ma questo non niente alle possibilità che rimangono a Napoli. Senti Rino, delle squadre del tuo passato, qual è la squadra per la quale sotto sotto tifi un po'? A tutte con quelle che ho lavorato. Ora è chiaro che a Napoli ho lavorato nei momenti forse più difficili per la società, per la squadra, e quindi mi sento particolarmente magari più vicino alla situazione del Napoli. Rino, domenica c'è Napoli-Avellino, due squadre che hanno riempito di gloria un po' il tuo passato. E qui c'è anche un dirigente dell'Avellino, Carlo Spina, che è venuto a trovarci con un giocatore dell'Avellino che a Napoli è ricordato con grandissimo affetto, Andrea Agostinelli. Sì, Che partita sarà questo derby? E poi avrai il saluto e una domanda di Carlo Spina. Posso dire che
dell'Avellino mi sento un po' parte così in causa in certe situazioni, perché il primo anno di Serie A l'abbiamo fatto insieme, il secondo abbiamo dato una certa mentalità alla situazione nuova della Serie A, quindi c'è stata un po' una creazione che è venuta assieme, no? E quindi da Avellino ho dei grossi ricordi, come naturalmente ce l'ho anche di altri posti, però forse proprio in Campania, Napoli e Avellino sono stati un po' le città dove ho potuto operare meglio, dove ho potuto lavorare con più possibilità, e quindi ricordo tutte e due le squadre, le tifoserie e gli ambienti con molto molto affetto. Rino, c'è una domanda di Spina. Sì. Buonasera mister. Buonasera. Volevo dire questo, non è, Avellino non è come Napoli che in questo momento tifa per il Como, anzi il contrario. Lo so, lo so. Noi amiamo molto Marchesi, specialmente la provincia è rimasta molto legata al nome di Marchesi, però quest'anno prendendo in mano il Como ci ha creato dei problemi. Questo dentro non le dice niente? Ma io non credo di aver creato problemi a nessuno, e forse lei lo fa meglio. Comunque non credo che l'Avellino abbia problemi, perché ha una classifica, mi sembra, un po' al riparo, e poi ha una squadra che è in grado di garantire una tranquillità che altre squadre in questo momento non hanno. Beh, e fa piacere sentirlo dire comunque. Rino, come finisce Napoli-Avellino? È una partita che non vorrei mai vedere, perché in questo momento credo che tutte e due le squadre hanno bisogno di risultato, soprattutto il Napoli per continuare la corsa, l'Avellino per rimanere agganciato a una certa tranquillità di classifica. Quindi è una partita da soffrire. Ultima domanda sull'Inter. Quando è andato via Cassanier, che cosa hai pensato? L'Inter in fondo ti ricordava qualcosa? Sì, mi ricordava qualcosa, sì. Molte cose. Adesso ti saluta Merola. Sì, grazie Mario. Ciao mister, come va? Bene Mario. Auguri per il Como. Bella squadra, bell'acqua, è un grande allenatore. Grazie Mario, auguri anche a te. Ti salverà sicuro. Fine settimana con due derby, nel calcio Napoli-Avellino, nella pallanuoto Canottieri-Posillipo. Proviamo adesso a indovinare il risultato dei due derby. Cominciamo con il derby di pallanuoto e cominciamo con Merola, lei ha un omonimo. Si spaccia, sì, come Merola, artista, quando va all'estero, è stato recentemente a Berlino, è un arbitro internazionale di pallanuoto. No, sai il fatto suo. Lei canta e lui fischia. Merola, come finisce? Ma tu sai benissimo che io, diciamo, da arbitro non è che posso dare... Comunque, ma ti incontro spesso alla Canottieri Napoli. Favorito leggermente, diciamo, il Posillipo, perché c'ha una squadra più forte. Comunque, sai, nei derby non si può mai sapere, è vero, caro Mario? Nei derby non si può mai sapere. Sono difficili. Potrebbe crescere la macchietella. Ascoltiamo Agostinelli. Ma per quanto riguarda il derby nostro, diciamo che prevedo il risultato di parità, chiaramente, anche perché... crediamo nella nostra forza e possiamo fare risultato a Napoli, però non credo in risultati in bianco, penso che ci saranno dei gol. Andiamo avanti con Spina. Diciamo che in questo momento l'Avellino parte con un piccolo handicap a differenza degli altri anni, perché prevedo che il nostro Benedetti stia fuori per una giornata di squalifica, ed è un punto di forza della nostra squadra. Ma voglio solo portare un ricordo. Disputammo il secondo derby nelle stesse condizioni, all'ultimo minuto vincemmo con un gol di Valente. È l'augurio che faccio per domenica all'Avellino. Ma allora c'era Valerio. Ne abbiamo tanti Valenti ancora. Tanti Valenti, forse che lo superano almeno di 1000 come rapporto. Senti Antonio, c'hai una pianta magnifica che ti fa da cornice, che si chiama Junca Aculeda. È bellissima all'angolo tuo, questa pianta ti fa una cornice stupenda. Bellissima. Allora offriamola a chi vince il derby di pallanuoto lunedì. È la famosa pianta che è stata un po' criticata per il suo prezzo abbastanza alto la scorsa settimana. Quando abbiamo detto che valeva una tredicesima non piaceva più. Non è vero, è bellissima. Viene dal Messico. Di che costa, perché è molto molto bella. Abbiamo pareggiato anche noi i conti per questa pianta, meno male. Va. Dottor Spagnamusso, lei che pronostico mi dà come... console della Corea del Sud a Napoli, può anche sbilanciarsi, sta così lontano. Beh, sono un po' in difficoltà indubbiamente, perché principalmente sono napoletano,
quindi il cuore mi dice Napoli, poi sono anche campano, quindi devo anche per l'Avellino. Io faccio gli auguri a entrambe le squadre che il campo dia la risposta giusta senza creare delle dispiacenze post partita. Nella pallanuoto? Sono tutte e due di Napoli, quindi lei può essere anche un po' più... Anche lì. Anche meno diplomatico, in caso di dire. Sì, anche se è diplomatico. Penso che ci sia una squadra, come indubbiamente dicevo, che ha un po' di tasso tecnico superiore. Speriamo che il derby possa riequilibrarlo a favore di quella che poi è la mia simpatia. Il sindaco di Roccaraso. Io non sono diplomatico, ma credo che un derby costituisca una partita a sé stante. E credo che ci sia un bel pareggio. E nella pallanuoto, dove il pareggio no è più raro? No comment proprio, assolutamente. Certo, parlare di pallanuoto con il sindaco di Roccaraso mi sembra non male. Ma parlare siamo molto lontani comunque. Però è vicino Pescara, per cui anzi credo che i rivali di quest'anno sono proprio... La Sisley. La Sisley che è molto molto forte, c'ha fortissimi giocatori. Il derby, lo sappiamo tutti, non ha pronostico. Chiaramente io cioè mi auguro innanzitutto che si abbia la stessa tensione, lo stesso pubblico dell'anno scorso della finale Scudetto. Poi di poter dare uno spettacolo a Napoli da un punto di vista tecnico. Ecco, diciamo giorno e orario così... Sì, giochiamo sabato alle 17.30 alla Scandone. Bene, non perdetevi questo derby, sabato 17.30 alla Scandone, però non mi date il risultato. Infatti cercavo di scappare. Forse non mi vuoi dare un dispiacere. Ma io spero che ci possiamo confermare di poter vincere, anche se so che è molto molto difficile. Scotti Caletta, aiutami tu. Ma il pronostico per come stanno giocando le due squadre è tutto dalla parte del Posillipo, però io posso dire che sono molto fiducioso nella mia squadra, quindi probabilmente ci sarà una sorpresa. Per quello calcistico io sono tifoso del Napoli, quindi il mio pensiero già si conosce. E De Crescenzo? Ma io credo proprio nella reazione da parte del Napoli alla sconfitta di domenica, credo che vincerà il Napoli. Vediamo un giornalista che è veramente lontano da queste tensioni, che è Emanuele Mavromatis, inviato speciale, è venuto da Atene a Napoli per cominciare un giro attraverso le mirabilie del calcio italiano e ovviamente il suo è un viaggio attraverso il fenomeno Maradona. Innanzitutto ho sentito tutti i pronostici, devo dire senz'altro che, come sai tu, forse anche i napoletani, e la schedina del Totocalcio greco ogni settimana si è composta più del campionato greco di Serie A e B, anche di 3 o 4 partite del campionato italiano. E questa settimana c'è anche Napoli-Avellino. Credo che il Napoli vince questa partita, perché oltre che vuol rifarsi dopo il risultato di domenica scorsa contro la Sampdoria, il Napoli già in corsa per un posto in Coppa UEFA. Allora credo che il Napoli, do il mio pronostico, vince domenica prossima. E perché hai guardato Spina e Agostinelli prima? Beh, perché ho visto prima che nessuno ha voluto dare dei dispiaceri l'uno all'altro. Per non fare un pronostico, allora tutti hanno puntato sul pari. Gli avellinesi sono innanzitutto ospitali. Quando andrai ad Avellino ti offriranno un pranzo e poi ti racconteranno come è andata la partita. Se non mi sbaglio, Avellino, tra Napoli e Avellino sta Monopoli, una città vecchia. No, Monopoli sta sull'Adriatico. No, anzi. No, è un po' più lontano. Monopoli. Monopoli è Puglia. Ascoltiamo Rambone. Insomma, Fabi chiama forza da qualcuno. Il pronostico è un derby. Io spero che perda la Juventus. Castagner e poi dopo tendo un tranello al mio amico Masiello. Il derby è una partita particolare, io lo so proprio sulla mia pelle, perché l'anno scorso nelle prime 22 partite del campionato di Serie A l'unica partita che l'Inter ha perso è stata proprio il derby con il Milan, e quella partita è stata quella che ha un po' rovinato il rapporto mio con una parte del pubblico. E qui è una partita particolare che non si sa mai come va a finire. Ecco, io penso che giocando qui a Napoli sia favorito il Napoli, ma penso che sia opportuno mettere anche un secondo segno. Direi 60 probabilità su 100 che salti fuori l'1 e 40 che salti fuori l'X. No, Rambone. Questi derby che contano, anche 15 giorni fa noi giocavamo col Palermo a Catania. Tutti i tifosi, se batti questo Palermo puoi restare per 2 anni a Catania.
Invece ho battuto il Palermo una settimana. Concluderei questa... Sì, ma prima della domanda di Donatella, facciamo una domanda a Massiello. Nessuna domanda sul derby di calcio, ma sul derby di pallanuoto. Se Emilio Viglietti è così bravo, e lo è sicuramente altrettanto il regista Coppola, c'è un distintivo che porta stasera Massiello. E il distintivo del Posillipo. Ma certo, stasera, dico la verità, io tifo per il Posillipo. E allora come finisce sabato? Dico che vince il Posillipo. E non c'è dubbio. Anche perché voglio fare un piccolo... Scotti Galletta che fa? Vedo che afferra un microfono. Vabbè, io naturalmente faccio il mio lavoro per una certa società. Poi sono nato, cresciuto alla Canocci di Napoli. Andremo in acqua per vincere, anche se il pronostico c'è contro, ma spesso succede nei derby che qualche cosa non va per il verso giusto e quindi il risultato può anche essere ribaltato. Merola, ma lei non si esprime. Innanzitutto venga a vedere la partita di pallanuoto. Innanzitutto io faccio l'artista per quanto riguarda il derby Napoli-Avellino, artisticamente, perché appartengo al mondo, un X mi sta bene, ma come tifoso uno. E per la pallanuoto? Lo stesso, c'è il mio amico Merola, quindi un pareggio mi sta bene, ma io penso che vincerò la cannottiera Napoli. Ah, bravo! Ma perché non viene a vedere il derby di pallanuoto? Tanto buon biglietto. Le assicuro che il Posillipo non la butterà in acqua. A questo punto Posillipo ho detto che vince la cannottiera Napoli. Ascoltiamo la comunque domanda... Comunque che vinca il migliore in quella partita. Ecco, c'è Luisa che dalla curva D irrompe con una domanda. Tutta la curva D ti fa per il Posillipo, perché abbiamo deciso che sono tutti troppo belli e quindi... No, io c'entro. La signora me l'ha suggerito. Ecco, vediamo come stiamo con la pubblicità per mandare in onda un altro servizio. Possiamo? Ecco, allora, prima di arrivare al nuovo stacco pubblicitario, mandiamo un reportage un po' rielaborato sui mondiali di Messico 86, un po' come abbiamo trovato il Messico, come il Messico aspetta questi mondiali 24 ore dopo il sorteggio che è stato visto da miliardi di persone e che, vi ricordo, ha abbinato la nazionale italiana alla nazionale argentina, l'Italia a Maradona insieme con Corea del Sud e Bulgaria. Se il servizio è pronto, il regista Coppola gentilmente lo manda in onda. Due mesi dopo il terremoto, sei mesi prima dei campionati del mondo, in un Messico ancora sospeso tra lutti e calcio, tra il ricordo di una tragedia e l'attesa di un business da milioni di dollari, abbiamo seguito Maradona. Con lui il Messico ha ritrovato il grande calcio e la certezza del suo mondiale. Messico-Argentina, prima partita internazionale dopo quel feroce urlo della natura che venendo dal mare sconvolse il Centro America, distruggendo i più antichi, i più poveri quartieri di Città del Messico. Metropoli di suggestive contraddizioni, 15 milioni di abitanti, sterminata ed esclusiva, spagnolesca ed americanizzata, ricchissima e poverissima, baracche e grattacieli. Mexico City, capitale del calcio. In questo stadio la nazionale italiana aprirà il suo mondiale. In questo stadio la Azteca spera di giocare la finalissima per difendere il titolo vinto a Madrid. In Messico le partite cominciano a mezzogiorno. È l'ora della messa, gli uomini allo stadio, le donne in chiesa. A Puebla, dove l'Italia risiederà, ce ne sono 365 e la gente fa il giro, ne cambia uno al giorno, un po' di coreografia messicana anche nell'essere devoti. I messicani vi aspettano, ma intanto vi pregano di non far domande. Soprattutto questa. Quanti? Quanti messicani sono spariti il 19 settembre, nella scossa delle 7:09? I messicani si svegliano tardi, sono stati quasi tutti travolti nel sonno delle macerie. Quanti? Migliaia rispondono. Non dicono altro. E voi non chiedete altro. Qui non c'è niente che ricordi la tragedia. Pietà è anche non far domande. Pietà è aiutare il Messico a dimenticare. Pietà è portarvi il calcio con un po' di allegria e molti miliardi. È una terra che vuole sorgere. Ha cambiato nome anche il terremoto. È gentile e distante questo. El temblor,
semplicemente il tremore. Nuove strade al posto di quelle spaccate o ingobbite, giardini dove erano i quartieri popolari distrutti. Nei locali notturni che hanno retto bene si torna ad ascoltare il mariachi. Gli stadi sono quasi tutti pronti. A Puebla è stato aperto il nuovo aeroporto. È pronto tutto ormai anche nel ritiro che ospiterà gli azzurri, El Mison de l'Angel, con piscina, tennis, 70 camere con 120 posti letto per ospitare 34 persone. La nazionale ha preferito pagare il doppio per requisire un'intera zona del villaggio ed isolarsi. Pagare il doppio si è presentata un po' all'americana. Si immaginava la gente messicana così come l'avevamo conosciuta da vicino e nella sua languida letteratura, gente che sonnecchia tra pietre e nuvole. Ma il Messico ha offerto della sua gente ora un'altra immagine. L'attivismo, il coraggio, la fede per uscire da una tragedia attraverso il lavoro. Gente che si è aggrappata al miraggio di un mondiale, ad una fiesta di gol, ma soprattutto di miliardi, per credere in un futuro di serenità e benessere. Un altro Messico abbiamo conosciuto, immerso in entusiasmi e fatiche, un Messico che ci ricordava l'altra sua letteratura, quella accesa, quella dei suoi eroi, e proprio il satellite appena in funzione, quello che collegherà il Messico con 9 miliardi di persone, ci ricorda uno degli eroi, Morelos, uno dei padri dell'indipendenza messicana. In questo viaggio che abbiamo fatto al seguito di Maradona, abbiamo incontrato i personaggi che lavorano per il Mondiale, visitato alcune delle sedi, ammirato la voglia di risorgere di un popolo, che abbiamo sentito più vicino dal 19 settembre. Da quel minuto, perché Città del Messico ci ricordava non solo Desdra e Coventry, ma soprattutto Napoli, Avellino, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora. Questi personaggi intervistati per il Corriere dello Sport li ho portati davanti alle telecamere di Tutti in Campo, la mia trasmissione a Teleoggi. Teleoggi, in uno slancio che trovo normale, conoscendo il fervore culturale e progressista della sua direzione, ha portato un microfono ed una telecamera per un'anteprima di Messico 86. È forse la prima televisione al mondo ad aver messo insieme in Messico tanti personaggi e tanti fatti, da Maradona a Cagnedo, dagli uomini del calcio ai capi di uno Stato, per parlare di un terremoto e di un mondiale, due mesi dopo e sei mesi prima di eventi che forse stanno per cambiare la vita di un paese. Siamo entrati in Casa Puebla, ricevuti dal governatore dello Stato. Lo Stato di Puebla diventa italiano per un mese. Sí, los poblanos nos sentimos muy orgullosos de que el campeón del mundo, Italia, tenga como sede a la ciudad de Puebla en el próximo campeonato de 1986 de la Copa Mundial. Hay un gran cariño, lazos fraternos con Italia, que con este evento deportivo y cultural, con toda seguridad, con una gran alegría y con ánimo, esperamos que se fortalezcan cada vez más. Dice Sua Eccellenza Jiménez Morales che lo Stato di Puebla è molto orgoglioso di ospitare nel mese di giugno i campioni del mondo, non solo per il valore sportivo di questa squadra, ma anche per i legami di affetto e di amicizia con il popolo italiano. Ha detto un grande cariño, un grande affetto con il popolo italiano e spera quindi che la selezione italiana si trovi perfettamente nel suo Stato. Ed ora sentite che cosa dice Jiménez Morales di Berzot. Lo ammira molto. Sì, un eccellente amico, un magnifico deportista, un gran dirigente. Un magnifico sportivo, un grande dirigente di calcio. Un hombre cabal que nos conquistó. Un vero cavaliere che mi ha conquistato con le sue gentilezze, con la sua sensibilità. Por conducto de él y a través de él hemos enviado constantes saludos a la afición italiana, al pueblo italiano. Attraverso Berzotto ho inviato un grande saluto a tutta la tifoseria italiana. De lo que debe ser un buen deportista y un magnífico dirigente del fútbol. Ma il governatore dello Stato di Puebla è anche un ammiratore di Maradona. Ha hecho un verdadero genio del fútbol. È un vero genio del calcio. Multitudes todas del mundo lo han seguido por tutte le folle del mondo lo hanno seguito por su constancia para perfeccionarsi, e lo ammirano per la sua tenacia, per la sua voglia di perfezionarsi, e al primo posto
football mundial, nel calcio mondiale, la sua lotta costante per migliorarsi e per diventare sempre più grande. Il governatore di Puebla vi aspetta dunque. Dopo la partita d'esordio, il 31 maggio a Città del Messico, in questo stadio che rivediamo, il Monumentale Azteca, Italia-Bulgaria, la nostra nazionale e quella argentina si ritroveranno a Puebla, nello stadio che ha già ospitato Maradona. Queste le immagini di Messico-Argentina un mese fa. Puebla si sente favorita dal sorteggio. Ha due nazionali molto attese. Paolo Rossi contro Maradona. E perché no, potrebbe scoprire il mondiale altri idoli. Giordano, Bagni, magari De Napoli contro Maradona. Puebla è pronta. Un'antica rivalità con Città del Messico l'ha sollecitata nell'organizzare questo mondiale al meglio. Pronto l'aeroporto che, come ha detto il governatore Jiménez Morales, dovrebbe ricevere Cossiga. È tutto pronto. Gli italiani che seguiranno la nazionale a Puebla scopriranno una città di felici contraddizioni. È un grande centro industriale, ospita infatti una fabbrica della Volkswagen, ma è anche un centro culturale, sua una delle più prestigiose università messicane. Una città con tre nomi, devota come poche, 365 chiese, si chiama Puebla de Los Angeles perché, si racconta, nel 1500, proprio nella zona in cui sorge l'albergo che ospiterà gli azzurri, si è fermato un frate. Avrebbe sognato gli angeli, un frate diventato poi santo. Puebla è orgogliosa della sua tradizione militare. Si chiama quindi anche Puebla de Saragossa, per ricordare un leggendario generale. Si chiama infine Puebla Colonial, per la sua architettura. Dista un'ora e mezza dalla capitale, una strada con saliscendi ripidissimi, molti camion, una strada pericolosissima. La città è a 2150 metri sul mare. Era una tappa intermedia per i traffici tra Veracruz, il porto atlantico del Messico, e la capitale. Tra Italia e Argentina c'è un'altra sfida, per l'albergo. A Vilardo piace molto la Maison de l'Angel, la nazionale italiana ha però un'opzione che scade tra qualche giorno. Non dovrebbe perdere il ritiro già scelto. Dicono pure che Puebla sarà la sede ideale per Italia-Argentina. È la città più caliente, più di Buenos Aires e ovviamente più di Napoli. Non fosse altro, Puebla non ha un vulcano, ne ha addirittura tre. Ma sono anni che riposano e Puebla vive tranquilla, aspettando il mondiale tra auto, libri, chiese. Ritorniamo in diretta con tutti in campo e abbiamo un altro ospite. Tra giornalisti ci si dà il tu, ma ad uno in particolare, soprattutto a Napoli, noi diamo il lei, lo chiamiamo professore da 20 anni, ma sì, lo è Dio, è Luigi Compagnone. Ha scritto un libro, ve lo sto mostrando, Le rosse di Baffone, romanzo per un'ora. La collana è Narra Napoli, un libro non molto lungo, non molto caro, piacevolissimo, che apre la collana di un editore giovane ma molto coraggioso, Villa, che vediamo alla destra di Compagnone.